Queste sono le sorgenti della Miata. Queste sono le sue limpide acque. Queste sono le purissime acque con le quali la nostra montagna madre disseta 600.000 dei suoi figli. E noi, che siamo i suoi figli prediletti, come le restituiamo dopo che ce ne ha fatto dono le sue purissime acque? Dimmi, dimmi. Buongiorno. Volevo sapere, siccome sono venuto qui in Monte Miata e ho visto che è una terra veramente bella. Sicuramente, meravigliosa. Tu sei del posto? Certo, sono di qui, a Badia San Salvatore, a 1 chilometro da qui praticamente. Mi hanno detto che è stupenda. Bellissima, paese stupendo, bellissimo. Però ora sono un po' assetato. Certo. Non ho trovato nemmeno una sorgente d'acqua. Ma come? Alla Miata non hai trovato una sorgente? Non ho trovato nemmeno una sorgente. Ma è incredibile, noi diamo acqua da bere buonissima mezza Toscana, è impossibile che non ha trovato una sorgente. Qui accanto a noi c'è un ruscello meraviglioso. Hai bisogno di riempire una borraccia? Sì, ho molta sete. Vieni, vieni. Guarda, qui di borracce da riempire ce n'è quante ne vuoi. Alla Miata trovi di tutto, non è assolutamente un problema. Vieni, vieni con me Antonio. Ti va bene questa? Questa? No, sì, oddio, c'era del liquido antigeno, la temperatura oggi come oggi non mi sembra proprio. No, no, magari questa no, no questa no, questo... il liquido antigeno. No, no, no. Poi ne troviamo un'altra. Proviamo, proviamo. Ma guarda, c'è anche una tazza, intanto tieni questa, mi sembra che possa fare al caso tuo, no? Voglio dire, se sì, sì, certo, meglio che niente. Abbiamo anche la borraccia. Eccola, ah, ecco, forse. Certo, certo. Togliamo so, magari qualcosa. Sì, no, ma tranquillo, si vanno a sciacquare, no. Tanto qui è tutto pulito. Pulitissimo, guarda. Come vedi, come fa a non essere pulito? Qui è acqua di sorgente meravigliosa, siamo a 1 chilometro da un paese. Pensa che qui fino a 15 anni fa ci si pescavano delle meravigliose trote. Ora lo senti dall'odore inconfondibile. Questa è proprio la tipica schiuma dell'acqua della Miata. Ah, questo odore è tutto tranquillo, è naturalissimo, guarda. Magari ora le trote non ci sono più perché probabilmente ci saranno dei gran bei coregoni che vengono da... Ma è tutto pulito, eh. Nella schiuma vive da Dio il famosissimo coregone, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi, la schiuma è tipica di questa cosa qui. Noi abbiamo anche delle bellissime acque termali, quindi si sente anche questa puzzetta di zolfo che ti gioverà alla tua sete, non te ne preoccupare. Grazie. Siamo sicuri che è buona e pura? Stiamo scherzando, questa è acqua, questa è acqua purissima. Pensa che giustamente te non sei di queste zone, mi fai delle domande anche un po', vabbè. Però te lo spiego, quest'acqua noi la diamo a tutta la provincia di Siena, quest'acqua qui arriva anche a Grosseto. Quindi voglio dire, se è buona da loro, io ho 40 anni che la bevo, ma bevo proprio questa con la schiuma. Sì, però, sì, fido. Fidati ciecamente. Anzi, questa sarà ancora più pura, siamo sotto al paese. Ma siamo sotto il paese, è una garanzia, il massimo, sicurezza. Il massimo, garanzia di purezza, assolutamente. Ora la bevo. Buonissimo. Molto volentieri. Vai grazie. Tranquillo. Allora ciao Lorenzo. Ciao Antonio. Grazie di tutto. Ma di niente, grazie di avermi illustrato queste particolarità del Monte Miata. Qui ci sono delle meraviglie, spero di poterti rincontrare in questi giorni. Buona pedalata. Grazie, anch'io spero di rincontrarti. Bevila tranquillamente. La bevo. Tranquillamente. Grazie. Ciao, ciao, ciao Antonio. Ciao. Ciao. È così che alla nostra montagna madre restituiamo le sue purissime
acque.